Amanda, vieni fuori, devo parlarti! Che succede, scusi? L'avvocato mi impedisce di vedere mia moglie. Io non impedisco niente a nessuno. Ah, è lei. Parcheggiato bene oggi? Crivelli, è inutile portarsi in rinforzo. Il tribunale l'ha combinato un ordine restrittivo. Lei deve stare almeno a 50 metri da sua moglie. Ma avvocato, è lei che mi fa passare per delinquente. Io mia moglie non l'ho mai toccata nemmeno con un dito. Vedi, io non sono rinforzo di nessuno. Sto qua davanti e voi mi state dando fastidio con questo casino. Amanda, diglielo che non ti ho mai neanche sfiorata. Posso giurarlo sulla testa di nostro figlio. Infatti lo lasci parlare con sua moglie e facciamola finita, no? Crivelli, se ne faccio una ragione. Quando una donna decide, decide. Firmi la separazione oppure ci vediamo in tribunale. Ma lei è stronza di suo o ha fatto un master? Ho fatto un master, sì. Lei invece suppongo sia un coglione al naturale, come il tonno. Crivelli, non complichi la situazione. Le ricordo che questa è proprietà privata. Una segnalazione al giudice potrebbe compromettere la sua posizione. Crivelli! Venga fuori, è ospite mio. Io chiamo la polizia. Crivelli, se la polizia arriva, lei non può fare niente perché lei è ospite mio. No. Però questa volta mi sembrava sincero. Vuole solo pagare meno alimenti, signora. Tranquillo, riparte subito. Claustrofobico? Ma ti rendi conto? Tutto sto casino per colpa di una donna. Non c'è niente da fare, ce l'hanno nel DNA. Questa poi, l'avvocatessa. Pure bella, eh? Bella stronza, peggiore. Mamma, io vado a dormire. Non sto piangendo. Sì, come no. L'avrei visto 100 volte e fa sempre così. Vabbè, dai, buonanotte. Notte, amore mio.